Te le due ruote il marchese Fulvio Abate. Quando ero bambino, mi accade di dire, durante le... sarà stata la terza elementare, che gli angeli non esistono. Ed effettivamente nessuno li ha mai visti. Appartengono a una cosmologia del fantastico. Ho anche letto Walter Benjamin, conosco la pittura di Paul Klee e Angelus Novus discende da un disegno di Klee, l'angelo dell'avvento, ma lì siamo nel mondo della metafora, dell'epifania, della rivelazione, un qualcosa che va letto appunto, riferendola alla sfera del fantastico letterario. Quando ero ragazzo comunista, temevo che qualora noi avessimo trionfato, sarebbe stato un problema perché l'Unione Sovietica non sarebbe stata in grado di produrre il trim, il tagliaunghie, ossia questo oggetto. Questo è un modello, diciamo, superiore che mi è stato regalato da Corinne, ma insomma, anche il modello base. E sinceramente, pensare che si debba essere quotidianamente ricattati dalla religione, tutto questo è inammissibile. Allora, in nome dell'amor proprio, tutti noi dovremmo dire: non ci provate. Basta pensare. L'arrivo della minigonna. La stessa minigonna cancella Antico, Nuovo Testamento, Testamento Tris, la vendetta, cancella tutto, cancella. Consegna a noi un'idea primaverile dell'esistenza. Che non abdi, mi dirai, ma no, il mistero, ma il mistero dove? Certo, non è facile essere eleganti come il marchese Fulvio Abate, però la religione no. Pensate al trim. Mio padre, il problema della religione, lo ritenevo inessenziale. Tra l'intera teologia e il tagliaunghie non aveva dubbi. Il tagliaunghie. Pietà. Viva. Il dubbio vive il pensiero laico. Mi raccomando, non battezzate i vostri figli. Diciamocelo francamente, ci hanno rotto il cazzo. Basta con queste religioni. Il marchese Fulvio Abate. Trim, ti amo.